Salve a tutti carissimi amici, bentornati insieme a vostro Guerz86. Beh, raga, oggi andiamo a vedere una video recensione un po' particolare perché comunque non stiamo parlando di smartphone, abbiamo di fronte uno zaino fotografico, visto che andrò al Mobile World Congress di Barcellona e visto anche che l'attrezzatura fotografica qui in casa sta continuamente aumentando, visto anche che mi date soddisfazione nelle vostre iscrizioni, nei vostri commenti, nel vostro seguirmi all'interno appunto di questa avventura su YouTube, ho deciso di acquistare appunto questo zaino targato Amazon Basic, quindi è una linea prodotta interamente da Amazon, una linea che è economica e devo dire anche della qualità molto molto interessante. Allora vi faccio vedere subito le caratteristiche tecniche di questo zaino che possiamo porre al suo interno un computer da 17 pollici, possiamo mettere due corpi macchina, 3-4 obiettivi e tanti tanti accessori, nonché anche abbiamo l'ingresso per un treppiedi. Allora, la prima particolarità è questo aggancio qua, questa cinghia che è completamente rivestita in gomma. Questa ci permetterà di avere un ottimo grip quando andiamo chiaramente a prendere il nostro zaino e quindi abbiamo anche un grip maggiore. Sulla parte destra abbiamo, come si può vedere, un ingresso dove possiamo andare a mettere quello che più ci piace. Nella parte sinistra invece abbiamo l'ingresso per il treppiedi, chiaramente completamente modellabile come diametro, quindi se abbiamo anche un manfrotto di discreta qualità ci entra tranquillamente, nonché abbiamo un altro ingresso come quello nel lato destro. Sul fronte abbiamo il primo scomparto, che come potete vedere io lo uso questo qui principalmente per le batterie di ricambio per i microfoni esterni. Poi abbiamo anche un moschettone per andare a agganciare qualcosa con un lacciolino. Qui abbiamo un altro ingresso qui dove tengo il remote control per l'infrarossi per chiaramente la fotocamera. Qui tengo una matita. Qui abbiamo un altro scomparto chiuso. Quindi ottimo anche come scomparto principale primario del nostro zaino. Se andiamo a aprire il comparto di mezzo, ovvero quello che più ci interessa a livello fotografico, come si può vedere abbiamo l'accesso modellabile a tutti gli scomparti, quindi possiamo andare a modellarlo come più ci piace in base al corpo. Voi considerate che io all'interno di questo zaino ci inserisco un 1750 28 che potete vedere qui della Tamron, il corpo macchina della 700D, con anche il battery grip come si può vedere qua. Poi ho il 18-135 di corredo che ho trovato all'interno della macchina fotografica, questo qua, quindi anche un bel obiettivone. Poi abbiamo anche il 50 mm 1.8 sempre Canon. In più ci vorrei mettere anche la GH4 che ho in prova. Poi c'è, vabbè, c'è il Rode, c'è tutti i vari microfoni, quindi diciamo è per 40 euro devo dire che non si può trovare e non si può chiedere di meglio. Chiaramente non è finita qui perché la sorpresa è stata che nell'ingresso del computer abbiamo anche il rivestimento per quando piove, quindi abbiamo anche una sicurezza in più su questo zaino, visto che abbiamo anche il rivestimento contro la pioggia. Nella parte posteriore possiamo trovare tutti i vari agganci di sicurezza per il nostro zaino, troviamo due spallacci completamente imbottiti nel suo retro e troviamo anche lo schienale imbottito per un maggior comfort quando andiamo appunto ad indossare questo zaino. Il prodotto lo potete trovare tramite il link che vi lascerò in descrizione, costa 42 euro, spedito da Amazon, mi è arrivato in 22 ore dall'acquisto, quindi un servizio meraviglioso, un imballo fenomenale. Direi tutto perfetto e sono felicissimo di questo acquisto. Quindi, raga, per oggi è tutto e ci sentiamo chiaramente nel prossimo video. Un saluto da Guerz86.